È con questo splendido pezzo di Mozart che vi diamo il benvenuto. Al centro delle nostre attenzioni oggi c'è Raffaello, ma ci sembrava doveroso rendere un omaggio anche a questo enfant prodige che nel XIX secolo è stato spesso paragonato all'artista cinquecentesco. Pochi anni dopo Stendhal, il pittore romantico Vernet presentò al Salon questo imponente quadro. Roma, cortile del Belvedere. Qui i grandi personaggi della corte di Giulio II potevano incontrarsi in giornate assolate come questa. In un angolo del cortile vediamo infatti raccolti tutti i grandi artisti del tempo, che con le loro diverse attitudini si impegnano a soddisfare le richieste dell'esigente Papa. A dominare la scena è Raffaello, giovane di bellissimo aspetto, amato da tutti e molto vicino alla gente del popolo. Più in basso si può scorgere Michelangelo, che si allontana con fare schivo e solitario. In alto si vede invece l'architetto del cortile stesso, Bramante, che mostra con orgoglio i suoi progetti per San Pietro a Giulio II, il quale, al riparo del suo parasole, lo ascolta con interesse. In una posizione più defilata, in alto a destra, si riconosce Leonardo, con la sua lunga barba bianca. In realtà sarebbe arrivato a Roma solo qualche mese dopo, quindi Vernet si è lasciato trasportare dalla fantasia, raccogliendo insieme tutti questi artisti, concedendosi qualche licenza storica. Prima di divenire papa, il cardinale Giuliano, membro della rinomata famiglia savonese della Rovere, ha lasciato importanti tracce di sé, dalla natia Liguria fino a Roma, in particolar modo nella celebre stanza della Segnatura. Qui ritorna più volte lo stemma della casata della Rovere, sia sulle pareti che sui pennacchi della volta. Tuttavia, la stanza costruita mezzo secolo prima è sovrastata dallo stemma di un altro papa, Niccolò V. Questo stemma e gli otto putti che lo sorreggono sono al centro di una giocosa finzione. Sembra che lo stemma sia caduto e proprio per questo vediamo i puttini intenti a riposizionarlo faticosamente con delle corde. Sentite anche voi questa voce? Ma da dove viene? Ehi, voi laggiù, sono quassù, mi sentite? Ebbene, ciao a tutti. Sono uno degli otto puttini che regge lo stemma di Niccolò V. Ho deciso di prendermi una pausa per raccontarvi alcune curiosità sulla scuola di Atene e i suoi personaggi. So che nel tempo si sono aperti molti dibattiti, sia sulla loro identificazione sia sui modelli a cui si rifanno. Quindi è proprio di questo che parleremo insieme. Non sarò certo io a dirvi tutto, che gusto ci sarebbe se vi svelasse ogni segreto dell'affresco. Ognuno di voi potrà farsi la propria idea su quale personalità si celi dietro alcune figure. Discuteremo insieme sulle più dibattute. Siete pronti? Io e i miei compagni siamo qui a reggere lo stemma da quando, molti secoli fa, il nostro maestro ci affidò questo compito. Da allora abbiamo visto molte persone entrare e uscire da questa stanza, chi per affrescarla, chi per studiarla o solo ammirarla. Il nostro maestro, Sodoma, è lo stesso che si occupò della rappresentazione degli episodi mitologici, sebbene ci sia chi crede che siano state eseguite da quel bel giovane talentuoso, Raffaello. Ma come disse anche quell'uomo barbuto che qualche anno dopo passò del tempo in questa stanza a osservare e scrivere, il giovane Raffaello non staccò tutti gli affreschi, al contrario di quanto gli era stato ordinato, ma, umile e desideroso di imparare dagli altri, ne conservò alcuni tra i precedenti. Vasari, nelle Vite, ci presenta un aspetto a noi sconosciuto di Raffaello, così recita il passo. Ma Raffaello, che era la stessa bontà e modestia, lasciò in piedi tutto quello che aveva fatto il Perugino, stato già suo maestro. È stato poi proprio Raffaello a completare la volta e a concederci la compagnia di queste quattro belle dame, donne d'altri tempi, eleganti e raffinate, che stando racchiuse nei tondi qui accanto ci onorano della loro più che gradita compagnia. Ve le presento, loro sono poesia, teologia, giustizia e filosofia. Al di sotto di quest'ultima troviamo una parete affrescata con la scuola di Atene, ed è proprio da qui che parte il nostro viaggio alla scoperta dei criptoritratti in essa contenuti. Già a partire da Vasari si è detto che Raffaello abbia inserito un autoritratto nell'affresco, e in effetti quel personaggio laggiù un pochino ci assomiglia. Secondo voi è il nostro giovane favoloso? Sono passati 500 anni e il volto di quel giovane non si scorda. Ma zitto tu, non dire niente, altrimenti che divertimento c'è? Devono capire da soli quale sia la verità. Mi raccomando, appena finisci torna al lavoro. Vedo che avete già conosciuto i miei fedeli e teneri compagni, grazie ai quali vi siete già potuti fare un'idea sul primo e meno discusso, ritratto della scuola di Atene, che si colloca nella tradizione del cosiddetto autoritratto, come a stante. La strada però è ancora lunga. Proseguiamo. Accanto al giovane Raffaello si può scorgere un uomo sorridente, sulla cui identità si è molto dibattuto. A partire dalla fine dell'Ottocento si è ripetuto il nome di Sodoma, il giovane che aveva ammaliato Raffaello e che proprio affreschi sulla volta.
ma nei secoli più antichi si era sempre pensato a Perugino, anziano maestro di Raffaello, che quello stesso anno era tornato a Roma da sessantenne per affrescare la stanza dell'incendio di Borgo, accanto a quella della segnatura. Per me è Perugino. Ma che dici? Non vedi che è Sodoma? Più giovane? E poi non ti ricordi come Raffaello lo dava ai suoi lavori? Altrimenti perché noi saremmo qua? Ma insomma, quegli occhi cerulei del giovane Sodoma non potevano passare inosservati. Per caso tu vidi degli occhi azzurri qui? E per l'amor del cielo, guarda quelle guance paffute, evidenziano ancor più quegli alti zigomi propri del volto di Perugino. In effetti, ora che me lo dici, eh sì, sembra proprio Perugino. Hai sempre avuto un occhio formidabile. Sono d'accordo con voi. Mi ricorda molto l'autoritratto del Perugino nel Collegio del Cambio. Uno dei pochi di cui siamo assolutamente certi perché accompagnato da una targa con la firma e la celebrazione del pittore. Un omaggio ancor più indiscutibile è quello riservato da Raffaello a un altro dei suoi mentori, Bramante, che ne aveva favorito l'arrivo a Roma. Non si tratta di un semplice astante, dato che veste i panni di uno dei protagonisti della scena, un filosofo geometra solitamente identificato con Euclide o Archimede. Come sappiamo, Bramante era architetto e non a caso è intento a tracciare figure con un compasso. Per essere certi dell'identificazione basta guardare il suo autoritratto su medaglia oppure l'effigie scelta dal Vasari. Il fatto che Raffaello fosse molto legato a Bramante è dimostrato anche dalla firma sul colletto dell'amico, Rafael Urbinas Sua Manu. L'architettura, posta come sfondo per la scuola, poi, fa pensare nuovamente a Bramante e al suo progetto per San Pietro, all'epoca appena avviato. Meno idilliaco doveva essere il rapporto con Michelangelo. I due si erano conosciuti a Firenze, dove avevano già lavorato per gli stessi committenti, i Doni. Esperienza che permise a Raffaello di ammirare i suoi lavori. Folgorato dalla visione della Volta Sistina, il Sanzio, come testimoniato dal cartone preparatorio e confermato anche dalle analisi tecniche, decise di inserire ad affresco finito un omaggio all'artista toscano. La figura che porta i tratti di Michelangelo è identificata in Eraclito, forse è proprio per il carattere introverso e sprezzante, comune ai due, che spesso ha portato a ritrarre l'artista toscano nella posa del melanconico, tipica del genio saturnino. Nonostante già a fine Seicento Bellori avesse sottolineato la diversità del suo abito rispetto a quello classico degli altri, soltanto nel 1946 Redig de Campos riconobbe i tratti di Michelangelo nella figura, resa unica dal lungo colletto della veste, dalle robuste ginocchia e dagli stivali di pelle, che il superbo artista non toglieva mai, nemmeno per andare a letto. Per quanto riguarda la questione stilistica, la ricerca di un vigoroso plasticismo, le spigolose ginocchia e il forte chiaroscuro omaggiano alcune caratteristiche tipiche della pittura michelangiolesca. Inoltre, il blocco di marmo su cui poggia il filosofo potrebbe essere un'allusione alla passione dell'artista per il materiale, oppure al famoso blocco che nessuno era riuscito a scolpire, da cui poi prese vita il David, oggetto di uno studio approfondito del Sanzio. Arriviamo ora all'ultimo filosofo e criptoritratto, il misterioso Leonardo, identificato solo a inizio Novecento. Il Platone di Raffaello corrisponde bene all'aspetto dell'artista toscano, tramandandosi da diverse testimonianze, come l'effigie scelta dal Vasari o le parole del pittore Lomazzo, ma è soprattutto la strabiliante somiglianza con la celebre sanguigna di Torino ad aver reso questa sovrapposizione universalmente nota. Nonostante ciò, la critica moderna ha messo in luce diversi punti dolenti che impedirebbero di riconoscere nel foglio un vero autoritratto. Sembra difficile conciliare l'aspetto così attempato del vecchio coi 50-60 anni di Leonardo al tempo. L'omaggio di Raffaello a Leonardo risulta ancora meno scontato se si considera che il trasferimento di quest'ultimo a Roma sarebbe avvenuto solo dopo la morte di Giulio II, mentre gli altri ritratti che abbiamo esaminato sono tutti di personaggi legati alla sua corte. Tuttavia, non è da escludere che con il suo Platone Raffaello abbia voluto omaggiare Leonardo in un modo più sottile, senza farne un ritratto in senso proprio. Infatti, anche nella Sanguigna di Torino la critica ha voluto riconoscere una sovrapposizione tra i tratti fisognomici del maestro toscano e quelli che corrispondono alla tradizione iconografica del vecchio saggio orientale, molto diffusa a partire dal Medioevo e giunta fino a noi. Leonardo sicuramente si compiaceva di far corrispondere il suo aspetto a questo archetipo, inconsueto per gli uomini del Quattrocento. Ed è impossibile che Raffaello non lo avesse notato, quando a Firenze aveva avuto occasione di incontrarlo e ammirare le sue opere. Curiosamente, la tradizione iconografica del filosofo dalla barba lunga sino al petto era già consolidata, ma è riferimento per lo più a Aristotele. È quindi interessante notare come, nella scuola di Atene, le caratteristiche di Platone e Aristotele sembrino completamente invertite. Eccoci alla fine del nostro viaggio. Speriamo di essere stati all'altezza delle vostre aspettative. Ora devo tornare al lavoro, ma prima lasciate che vi dica un'ultima cosa. Non potremo mai sapere con certezza assoluta gli intenti di un artista, e forse è proprio questo fascino misterioso che rende tale un capolavoro.
Spesso gli aspetti tecnici e storici, seppur indiscutibilmente affascinanti, ci allontanano dalle emozioni e dai sentimenti che un'opera suscita in noi. Quindi ragazzi, vi do un consiglio. Lasciatevi sempre travolgere da ciò che l'arte offre, una realtà che va oltre ogni confine, il cui unico limite sono i vostri occhi. Imparate ad amarla e ammirarla come fosse sempre la prima volta.